RDA Radio 1, Radio Ballerina One, Radio Staff, tre emittenti, un denominatore comune, professionalità multimediale. Ascoltaci. Tutto il materiale audio, video, fotografico trasmesso in questo canale è prodotto con mezzi propri o con risorse web free o ancora con licenza di autori indipendenti o editori, pertanto libero da copyright. Sei in ascolto di RDA Radio 1, circuito Spreaker, dal tuo motore di ricerca. È forte la tua radio perché ti segue come sei. Tra poco la nuova puntata di Musicando, il ballo in radio. Suoni, colori, emozioni, non ci lasciare. In diretta stiamo per trasmettere Cantando, ballando e musicando, il ballo in radio. Il programma è diretto e presentato da Tony Mantineo, tecnico del suono Maurizio Artesani. Vi auguriamo un buon ascolto. Bentrovati a tutti, eccoci qui ancora con il ballo in radio, puntata numero 177. Eccoci qui, piano piano si continua ad aumentare con questi numeri e vediamo se quando arriveremo magari, che ne so, la puntata 200 festeggeremo con una bella serata danzante. Io credo che ci vuole, perché adesso sentiamo veramente dopo diverse settimane la mancanza di ballare, di stare insieme, di socializzare. Ecco, una parola tanto abusata negli ultimi anni, quella di socializzare, ma oggi ci viene veramente meno causa di questi arresti domiciliari forzati. Sì, è brutto dire così, ma alla fine c'è un decreto, per cui se ti ferma fuori la polizia e ti fanno, quindi è un arresto domiciliare a tutti gli effetti. Ma l'importante è che questo serva veramente a sconfiggere questa malattia invisibile, questo virus che veramente ci ha messo a terra. Ma non solamente per quanto riguarda il lavoro, ma anche mentalmente, anche perché noi cominciamo già dopo 23-24 giorni a sentire un po' la fatica. Io sono 24 giorni che sono chiuso, anche se ho da fare, ma non perché ho il virus, sono chiuso perché rispetto rigorosamente la legge nel non uscire di casa, per cui ho tante cose da fare allo studio, sistemare le vecchie cassette, le musiche, i nastri, la radio, la televisione. Certo, non mi manca l'attività, però sento veramente la fatica di dover uscire magari a fare la semplice passeggiata. Però mi raccomando, rispettiamo tutti quanti questa disposizione di stare tutti a casa, perché più stiamo a casa, prima scenderemo in pista. Questo è importante. Noi speriamo di scendere in pista perlomeno per la semifinale di giugno e la finale di luglio. Maggio sicuramente salta. Ecco, il 10 maggio stavo parlando con gli amici della federazione, che ancora è presto perché poi le scuole si devono allenare, devono riaprire, poi mancheranno sicuramente i soldi, la gente ha paura, i primi tempi di mettere il naso fuori, anche se ci sarà grande voglia, per cui bisogna un po' assestare. Auguriamo che veramente questo picco, questa curva, come dicono gli esperti, cominci a discendere, noi daremo veramente filo a questa ripresa delle attività. Volevo in apertura fare un piccolo inciso e salutare tutti gli amici di Fondi che è zona rossa. Noi a Fondi abbiamo molte amicizie, molte scuole di ballo, molti amici, il maestro Moscarella, la Stardenza e tanti altri che fanno parte di quella città. Abbiamo il ristorante Accordion, direttamente o indirettamente li conosciamo tutti. Abbiamo svolto diverse gare di ballo al palazzetto di Fondi e per cui abbiamo tanti, veramente tanti, tanti, tanti amici di Fondi. Per cui stringete i denti, mi raccomando. Pensate, coincidenza, qualche collega frequentava quel centro anziani che pare che da lì sia scaturito questa epidemia per creare poi la zona rossa, e qualche giorno prima che succedesse quella festa di carnevale frequentava quel centro. Meno male, ecco, tra virgolette, che non abbiamo avuto poi connessioni dirette con questa persona poi l'ha scampata. Insomma, come vedete, siamo molto vicini agli amici di Fondi. Stringete i denti, perché piano piano vedrete se ne esce fuori. Ma la cosa più importante è rispettare l'ordinanza, quindi stare a casa
e cercare di far passare questo tempo. Con questo augurio cominciamo la puntata di questa sera. Saluto gli editori Roberto De Angelis di RDA Radio 1, Stefano Tini di Stappa Radio, gli amici di Radio Ballerina One e tutti gli altri collegati con noi in questo momento in diretta. Cominciamo a parlare ancora di questa influenza del coronavirus su quello che sono le attività del ballo. Si parla di risarcimenti al settore ballo, spettacolo, danza sportiva. C'è un comunicato del presidente dell'ASI che ha postato sui social media un video nel cui si parla che lo Stato ha stanziato come risarcimento 50 milioni di euro e che, calcolati con più di un milione di persone che praticano il ballo sportivo, ma non solo il ballo sportivo, lo sport in generale, quindi atletica, karate, calcio, tutti gli altri sport minori, si è calcolato che ci sono perlomeno 1,5 milioni, se non di più, di atleti. E se facciamo la somma veramente di questi 50 milioni di euro divisi per questo 1,5 milioni, la cifra vedrete che è veramente molto irrisoria. Allora noi la volta scorsa abbiamo lanciato il sondaggio della flat tax, dare una flat tax a tutto il settore dello sport intorno a 15-20 mila euro. Ah, eccolo, l'ho trovato, sono 44, sono d'accordo per questa flat tax per il settore sport, ballo sportivo, spettacolo eccetera. Una sola persona non è d'accordo, però non so la motivazione. Io credo che a questo punto ci voglia veramente, oltre che una flat tax, arrivare fino a dicembre senza pagare tasse. Questa è la proposta. Però attenzione, questo risarcimenti, queste forme di rimborso che lo Stato sta preparando, però attenzione, devono essere date solamente alle partite IVA. Certo, non il maestro di ballo che fino a oggi ha lavorato in nero, non ha tessera, non ha certificato medico, non è registrato, lavora totalmente in nera, beh, è chiaro che quella persona non può avere un rimborso. Beh, se voi tante volte, quando vi abbiamo chiamato, ma noi ci divertiamo, noi non vogliamo la tessera, noi non vogliamo l'assicurazione, praticamente a questo punto, è brutto dirlo, però mi viene in mente la famosa favola che ti insegnano alle elementari, no? Della cicala e la formica, ecco, mi viene in mente. La cicala si diverte, canta, poi quando viene l'inverno che ha freddo va dalla formica a bussare cassa, ma la formica dice: tu hai cantato, io ho lavorato, io adesso non ti do niente. Ed è giusto che sia così, perché sento dire in giro colleghi che dicono: beh, noi abbiamo le scuole chiuse, siamo rovinati, ma non avete pagato una lira di tassa fino adesso, non avete avuto una tessera di un qualsiasi ente, di che cosa vi lamentate adesso? Chiaramente le persone, le federazioni, le associazioni magari un po' come le nostre hanno pagato, sì, hanno pagato servizi sanitari, hanno pagato di questo e quello. È chiaro che se c'è un riscontro ti fai una bella autocertificazione, perché adesso bisogna, no, basta una semplice autocertificazione come quella che presenta i carabinieri quando ti fermano: presenti questa all'agenzia delle entrate, non voglio pagare tasse perlomeno fino a dicembre. Questa è la nostra proposta che nasce adesso, perché quando riprenderanno le attività, prima che tutto il meccanismo si metta in piedi, ma voi pensate che il pubblico avrà soldi da spendere nelle balere, nelle sale, nelle gare, nelle palestre per poter praticare subito il divertimento, il ballo? No, perché quante persone sono a casa senza stipendio, senza incassare? Solamente coloro che magari hanno le pensioni, coloro che hanno gli stipendi fissi. Se forse molti non si rendono conto che l'Italia si regge con gli artigiani, con le partite IVA, con quelli che la mattina lavorano a rischio, che si alzano, se fanno serate, se cantano, se suonano, se trasmettono, se hanno dei servizi da fare, allora la sera nella pentola qualcosa ci mettono, altrimenti niente. Sono le attività a rischio che poi danno gli stipendi a coloro che a fine mese, o piove o non piove, riscuotono lo stipendio fisso. E io mi auguro che questo virus, come ho detto in altre puntate, sia una sorta di confine verso coloro, anche i colleghi del ballo che hanno lavorato in nero fino a ieri, che non hanno mai fatto una tessera, che questa sia l'occasione per mettersi in regola, per aprire la partita IVA, per aprire il codice fiscale, per tesserarsi con gli enti di promozione. Perché quante volte, se andate ad ascoltare le puntate precedenti, io vi ho detto: guardate signori, questa è l'Italia dei pezzi di carta. Vedete, anche per girare per la strada adesso ci vuole un pezzo di carta. Io ve l'ho detto in tempi non sospetti. Guardate che finché non succede niente in Italia si può fare tutto, ma al momento che succede qualcosa, ed è successa una catastrofe col virus, ci vuole il pezzo di carta.
E allora, anche per dimostrare che voi siete ballerini, maestri di ballo, dovete adesso dimostrare quello che avete fatto, altrimenti nulla. Nulla ci si attacca. Ora io spero che questo sia di lezione per coloro che magari prossimamente, quando si riprenderà, subito si vanno a fare il certificato medico, subito si vanno a fare la tessera con gli enti di promozione, l'assicurazione, e subito vanno a creare lo statuto con l'associazione sportiva dilettantistica. E questo virus, che purtroppo ha messo sottoterra tante persone, ha messo a letto tante persone, ci insegni veramente a reinventare la nostra vita anche nello sport, anche nel nostro lavoro, anche nelle nostre attività. E detto questo, è il primo intervento che io mi sento di fare in apertura di questa prima parte della trasmissione. Adesso devo però fermarmi un attimo, diamo la linea alla regia, primo blocco, bicchiere d'acqua per me, e subito ne parliamo con i nostri opinionisti. A tra poco con Il Ballo in Radio. Questo è un messaggio sociale di Canale Danza. Resta a casa. Esci solo per le urgenze. Più restiamo a casa, prima scenderemo in pista. Resta a casa. Puntuale, distensiva, divertente, sorprendente. Solo Musicando ti può dare una programmazione sul ballo così completa. Musicando, e ballo è bello. Salve a tutti, sono Armando Marcelli, tecnico federale. Ci sentiamo tra pochi minuti sul Ballo in Radio con le mie opinioni. Non mancate. La redazione di Musicando e il Ballo in TV seleziona insegnanti di ballo per la realizzazione di coreografie televisive inedite per la nostra trasmissione. Gli interessati possono contattare i nostri uffici tramite la seguente email: cosedibballo@libero.it. Adesso puoi contattare Il Ballo in Radio anche su WhatsApp al numero 333 30 32 222. Se il futuro è la rete, segui Canale Danza, la prima stazione multimediale di rete in streaming dal 2004. Canale Danza, tutto il ballo che cerchi in un solo click. State ascoltando Il Ballo in Radio, ogni martedì alle ore 21 su RDA Radio 1, Radio Staff, Radio Ballerina One. Torniamo insieme con Il Ballo in Radio, puntata numero 177, pronti tra qualche istante a collegarci con il commissario tecnico Armando Marcelli, opinionista del programma. Prima ancora devo lanciarvi il sondaggio. Allora, abbiamo parlato quindi di eventuali rimborsi per quanto riguarda questa attività del ballo, spettacolo in generale, ma soprattutto lo sport, parliamo di ballo sportivo, anche perché poi le balere, quello che sono le orchestre, quelle rientrano poi come attività lavorative normali, purché dotate, ripeto, di partita IVA. A questo punto volevo lanciare nella trasmissione odierna un sondaggio veramente forte. Allora, ritenete questa tragedia del coronavirus sia una sorta di confine, e che una volta terminato questo aspetto, questa emergenza, sia stata una sorta di esempio per coloro che nel nostro settore ballo lavorano in nero, quindi che dopo questa esperienza cominceranno a mettersi regola con certificati medici, tessere, con diplomi, statuti, e creare le associazioni sportive, oppure continueranno parecchi a lavorare sempre in questo sottobosco, così sottobanco? Quindi la domanda precisa che trovate postata nei nostri sondaggi attraverso i banner è la seguente: ritenete che la vicenda epocale del coronavirus possa essere una lezione di vita per gli operatori del ballo, per indurli a operare in un futuro con una certificazione in regola? Potete dare la vostra opinione postando la risposta nei nostri banner che trovate pubblicati su Facebook, gruppo Ballo in TV, gruppo Tempi di Radio, gruppo Canale Danza. Quindi datevi da fare, e adesso immediatamente veniamo subito al collegamento telefonico, cercando anche di allargare la nostra discussione con altri temi. Buonasera al commissario tecnico Armando Marcelli, ben trovato ancora al Ballo in Radio. Buonasera a te, buonasera a tutti i nostri ascoltatori, sono ritornato a parlare di tante belle cose con voi. Ti voglio dare una notizia: quel famoso spettacolo del primo marzo, te lo ricordi, alla Balera Romana? Abbiamo trasmesso. No. Sì,
Danza. Allora, Canale Danza ha trasmesso il video, è stato visto da 2600 persone che hanno cliccato. Che piacere, veramente tanta la gente curiosa, allora c'è stata tanta curiosità nel vedere questo spettacolo. Perché una gara di ballo ha meno contatti di un incontro come quello del primo marzo svolto con Mary Arena, che salutiamo, ci ha salutato, ha ringraziato la Fibes precedentemente. La salutiamo anche noi, con molto piacere di averla conosciuta. E il grande Gabriele Dezzi, simpaticissimo nostro amico che fa parte della nostra Fibes Roma. Mi sono reso conto che quando i gruppi non c'è un numero che loro portano e careggiano, sono tutte sorridenti, va tutto bene, non c'è un litigio, non ci sono sconfitte, non c'è niente. Fatalità, come mettono un numero di gara, cambia tutto il discorso di queste persone. Ragioniamoci un attimo sopra, che la voglio dire questa. Dai. Questi raduni non qualificano il sapere meglio o il brutto sapere. È un raduno. Siamo insieme, ci divertiamo, mangiamo, beviamo e poi la giornata finisce con... Tu vuoi dire che sono tutti bravi? Questo vuoi dire in poche parole? È normale, hanno ballato tutti, si sono divertiti. Anzi, noi con la nostra partecipazione della Fibes Roma ci siamo dimostrati di essere eleganti come siamo sempre, di aver dato un attestato di partecipazione, una pergamena a tutti quanti, dunque sono rimasti felicemente contenti, ma abbiamo assistito a un raduno, è un raduno di macchine, quando fanno raduni di macchine, raduni di motociclette, raduni del ballo, è un raduno, non è una manifestazione dove c'è il migliore o c'è il bravo o c'è quello che non sa ballare, c'è per tutti, sono tutti bravi. Ti rendi conto, se c'è la parola raduno vanno 1000 persone, c'è una gara di ballo, sono sempre pochi. Perché questo? Diciamo la verità. Questi raduni stanno togliendo quello che sono le manifestazioni vere e proprie. Scusa, io ti interrompo, però una cosa non esclude l'altra, perché il ballo è divertimento, ci vogliono anche queste manifestazioni, sì, di incontro. Per carità, io sì, capisco, ma adesso sta diventando una cosa che si fa spesso. Più se ne fanno spesso di queste situazioni, e più logicamente i gruppi in gara non ci andranno, saranno sempre più a diminuire. La domanda è questa: noi che facciamo gare di ballo? Che siamo una federazione, che faremo raduni di ballo? Tu sai qual è la nostra idea, è importante il ballo divertimento, però è importante la gara. Facciamo il paragone col calcio, come abbiamo detto prima. Una squadra che fa soltanto partite amichevoli, in sede non porta trofei, che cosa dimostra? Invece una squadra che fa il campionato, la Roma, la Juventus, l'Inter Milan, che vincono qualche cosa, hanno un piazzamento, anche sì, sedicesimi, quello è un titolo che loro possono poi rivendere. Se tu scuola di ballo non vinci, non arrivi per esempio settimo in un campionato Lazio, non arrivi settimo, tu quel settimo posto non te lo puoi rivendere se fai solo i raduni. Il settimo posto non è primo, lo so, però è una partecipazione importante. Tu sei settimo in un campionato interregionale, è un livello alto, non per forza bisogna arrivare primi o secondi. Ecco, se riuscissero a capire questa, come possiamo dire, cultura sportiva, perché poi alla fine è importante poi, no, confrontarsi, acquisire titoli, e forse è questo che manca alla base, no? Perché si guarda dal soldo, si guardano i 2 euro a persona. Ma la base, hai detto bene, è che forse qui bisognerà fare un altro discorso. Chi insegna i balli di gruppo, o chi si sveglia la mattina e si mette a fare i balli di gruppo, e poi magari c'è una scuola di ballo dietro che si chiama danza sportiva, allora la togliessero questa parola della danza sportiva, vanno a fare i raduni, che sta a posto così. E no, c'è il problema economico. Allora vogliamo fare una cosa, poi ne professiamo un'altra, non è bello. Oh, scusa, questo, Marcelli, eravamo alla SIAE, che ti ha detto quello della SIAE? Che cosa vuoi fare tu, la gara, o vuoi fare una festa di... Io non sto biasimando nessuno, però sto dicendo, se andiamo avanti di questo passo e non far capire che se c'è una scuola di ballo dietro, cioè, ci deve essere anche la sportività. La sportività c'è anche a partecipare a fare qualche gara di ballo durante l'anno. E questo logicamente non può essere sempre raduni, 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 raduni. Perché mi hai detto te che ne hai visto un altro. Cioè c'è un'overdose, usiamo questa parola per quello che è, c'è un'overdose di questi incontri, di queste manifestazioni. Tutti ci sono messi a fare questi raduni.
che specialmente poi sono trainati da queste band, da queste orchestrine che tirano fuori questi brani loro e cercano la scuola per poter fare questo famoso balletto che dovrà nascere sul testo musicale. Però è da ragionarci sopra un pochino, è da rivederle un po' tutte queste cose. Cioè, le istituzioni non possono essere emarginate e facciamo solamente raduni di ballo. Tu sai, sei commissario tecnico, c'è l'obbligo di fare lo sport, altrimenti tu perdi quello che è la qualifica sportiva e paghi tutte le tasse, devi pagare, diventi come un bar, devi pagare tutte le tasse come un bar se non fai le gare di ballo. E molti non lo vogliono capire, fanno come il virus, che vanno in giro per la strada e non vogliono capire che devono stare a casa. Anche qui i colleghi maestri non vogliono capire che se non fanno attività sportiva, se sono scritti come SD, il loro lavoro è equiparato a un'attività commerciale. Sto seguendo il tuo discorso, è una realtà che comunque non si vuole accettare. Allora o si cambiano le tipologie delle associazioni, i colleghi alla fine bisogna che si rendano conto, si sta facendo solo un gioco, attenzione. E allora di sport, che parliamo di sport noi? Se andiamo a riunirci a mangiare e bere e a divertirci, che sport è quello? Non è sport. Però Marcelli, scusa, io ti interrompo, non voglio fare come quei conduttori che vediamo che ti fanno due domande e non danno opportunità all'interlocutore di rispondere. Io ti interrompo solamente per dirti che già questa linea c'è, quindi se tu fai solamente i raduni, sei una scuola commerciale, lo dice la legge, non lo dice Tony Mantineo. Il problema è che i colleghi non si rendono conto di questo e continuano a non fare gare e a fare il divertimento, le piazze, le feste. Non è solo il problema dei raduni. Questo però un giorno non potrà andare avanti per anni questo discorso. Se c'è una scuola dietro, un'associazione sportiva, ma non si può soltanto fare il raduno con un'associazione sportiva, questo lo sanno, e allora perché non lo rispettano? Aspettano no. Che cosa? Te lo dico io cosa aspettano, che quando vanno sul registro CONI spingono il loro numero di targa, il loro codice, il loro PIN, e il certificato non gli esce, che vuol dire che tu non sei sportivo, non hai fatto nessuna gara e tu non sei in attività sportiva, automaticamente sei in attività commerciale, su quello non c'è dubbio, è lì e che allora ti devi preoccupare. È lì allora, che ti paghi il doppio. Se tu vuoi fare solo raduni, mica te lo vieta qualcuno, paghi il doppio perché tu fai solo divertimento. Attenzione, questi signori che fanno solamente questo discorso qui, che poi diventa un discorso egoistico per loro, le cose non durano sempre così, che non cambia niente. Vedi quanti fatti succedono che noi magari non ce l'aspettiamo. La vita cambia, domani mattina può succedere qualunque cosa. Tranquillamente dire io faccio così, tanto a me che mi frega. Dopo che ti frega arriva tutto insieme. Pensiamo anche che stiamo facendo una cosa che è sbagliata. Ecco Marcelli, quindi tu fai anche un paragone col virus, non ce l'aspettavamo, ci ha messo tutti allo stesso piano. No, forse questo virus ci ha insegnato a noi, non possiamo essere sempre pensare che vada tutto bene, vada tutto liscio, vada. Adesso siamo bloccati tutti, un'Italia intera bloccata, con altre nazioni bloccate, e allora ce l'aspettavamo questo? Capisci, avendo questo iPhone nelle mani, ci sentivamo veramente delle persone invincibili. Ma se io di questo iPhone, no? Non posso vivere la mia vita, non posso lavorare, non posso uscire, non posso andare liberamente, non posso andarmi a guardare un tramonto, non posso. Eccolo qua. Ma secondo te cosa ci faccio? Vivo davanti al telefonino? Mi accontento solo di questo, poi magari la mia salute. Eccolo qua, Marcelli, ce l'ho in mano, ci sentivamo tutti dalla mattina alla sera, sempre con questo attrezzo in mano, padroni del mondo, è bastato un virus per farci ricordare che siamo persone umane. Quante volte tu l'hai detto, abbiamo fatto questi discorsi con te? Che non dobbiamo sentirci padroni di niente, perché non siamo padroni di niente, perché non sappiamo mai che cosa ci può portare domani mattina, che cosa può succedere, non lo sa nessuno. Il mezzo di comunicazione ci sia importante, adesso lo stiamo usando ancora di più tutti quanti, perché si fa persino lezione, i professori fanno persino lezione attraverso la telematica. Però un conto aprire questo discorso è un conto però vedere quello che può succedere da un momento all'altro, è questo che noi ci dobbiamo rendere conto. Tu credi che passato questo virus, questa fratellanza ritrovata continuerà, oppure torneremo tutti col telefonino in mano a essere egoisti e sentirci potenti e fregandoci magari del vicino di casa? Io penso che porterà un cambiamento, perché siamo veramente a capire adesso che significa, che valore ha la vita,
che valore ha un abbraccio, che valore ha una stretta di mano, perché basta pensare, quando usciamo, andiamo al supermercato a comprare qualcosa, siamo distanti l'uno dall'altro, non possiamo neanche più parlare. Pensa un po' se una vita diventerebbe così, ma io non ci voglio manco pensare. Adesso non ci parliamo, però nemmeno prima ci parlavamo. Ti ricordi alle riunioni non si parlava perché il telefonino che andava via, chi... avevamo una frenesia nella testa che adesso le persone che stanno sono costrette a stare ferme soffrono. Ho degli amici col quale mi parlo telefonicamente, io sto chiuso in casa, non so che fare, io soffrono a stare in casa. E noi no, qual è la differenza, Marcelli? Tu sei quello che come militare ti hanno fatto la famosa puntura sul petto contro tutte le malattie, no? Questo pure va detto. Sì, è vero, stai parlando bene. Noi abbiamo un po' sofferto tante situazioni, siamo stati costretti, abbiamo imparato, abbiamo detto signor sì, anche quando era signor no. E che questi, le generazioni moderne che oggi dentro casa impazziscono i ragazzi, forse stanno valutando adesso che significa la vita. Ho detto, la nostra generazione ha sofferto, quando ti dicevano no, ti era no. Oggi no non esiste più, oggi esiste solo il sì, che tutto si può fare, ma non è così, poi la vita ecco cosa ti dà. Quindi ci dobbiamo ricordare la nostra debolezza umana, che non è una debolezza ma che diventa una forza se poi viene utilizzata per quello che è, senza farci prendere dalla tecnologia. Ecco, la tecnologia adesso è utile perché stiamo parlando, però deve essere sempre il cervello dell'umano a comandare la tecnologia, perché se ci facciamo comandare dalla tecnologia, ecco come siamo arrivati fino a... Vado a dire che la mia vita è chiusa, non faccio più niente, divento una larva, mi metto dentro casa e comunico sempre con il telefono. Ecco, il ballo tu pensi che recupererà, cambierà quando riprenderà dopo questa emergenza del coronavirus, oppure... Io penso che il nostro settore si rinverdirà molto, forse si ritorneranno a ballare anche più coppie, perché in questo momento d'astinenza di queste cose, per chi è amatori di questa attività, soffre in questo periodo, perché ci sono persone che magari tutti i sabati organizzano per andare a fare in balera, per andare a ballare, per andare a fare quello. Adesso in questo momento si apprezzerà di più che significa passare una serata in balera con gli amici. Forse si apprezzerà di più. Io mi auguro che dopo le cose veramente vengano considerate di più, perché prima eravamo abituati, non ci fregava niente, era diventata un'abitudine, manco ci facevamo più caso. Adesso invece ci farai caso quando ritornerai a metterti un bel vestito e a passare una serata in balera con gli amici. Tu credi che ci sarà anche un recupero dei valori, no? Penso proprio di sì, guarda, penso di sì, perché da statistiche vedo che adesso appunto questa schiavitù di stare dentro al cemento armato non è molto bello il discorso. Bella ti fa soffrire, ti fa pensare che invece un abbraccio con una persona, dialogare, stare seduti per un aperitivo, mangiare una pizza insieme è importante, noi abbiamo bisogno di queste cose. È umano. Bene Marcello, allora in bocca al lupo per il tuo libro, poi me ne farei leggere una copia. Allora Marcelli, visto che va di moda adesso, appena passerà il virus che possiamo muoverci, manderò un nostro tecnico a casa tua, ti faremo montare Skype, faremo il collegamento come stai vedendo ultimamente via Skype, anche qui con Canale Danza, quindi ci vedremo in diretta in video radio. E quindi vedi, la tecnologia poi alla fine ci dà questa bella opportunità. Ma senti, ultima cosa, penso che anche alle gare vostre entrerà la tecnologia. A proposito, mi diceva De Angelis di RDA Radio parlare del VAR, ecco, parliamo di questa cosa qui brevemente, un minuto, che è importante. Il VAR, il video assistente giudice, praticamente la telecamera che registra tutta la gara, se c'è una contestazione si va a vedere il filmato, come il calcio. Perché Marcelli, anche ecco perché nelle gare FIBES voi siete la prima federazione ad aver introdotto il VAR, perché? Perché penso che sia l'unica arma che abbiamo per non poter discutere, per non poter avere disguidi con le persone che ci vengono a contestare. È un mezzo tecnologico che è importante averlo, perché purtroppo in queste manifestazioni dove si parla di gara c'è sempre qualcuno che deve poi andare a lamentarsi, a farsi. Allora, quando ci sono le lamentele si mette in moto appunto lo strumento che fa rivedere tutto, di modo che non ci sono né chiacchiere e non ci sono anche disguidi di parole. Ecco Marcelli, perché io ho visto parlare animatamente all'ultima gara, non mi rendevo conto, con dei colleghi, ti facevano vedere il telefonino, dei video, non so, cosa è accaduto? Perché accade che con questi telefonini la gente si riprende, si fa vedere, poi magari vengono lì e dicono guarda un po' Marcelli, guarda un po',
però il telefonino non devono essere gli altri, perché tu mi fai vedere il telefonino, io ti dirò, aspetta, vediamo i risultati della telecamera apposita che ci farà vedere tutta quanta la moviola e vediamo quello che è successo. Purtroppo la tecnologia ti porta ad avere altra tecnologia più superiore di quella che hanno tutti in mano, quel che sarebbe il telefonino. Cioè, praticamente, fammi capire, i competitori, i maestri ti portano il loro video, te lo sbattono in faccia e ti dicono guarda che cosa ho fatto, perché certo, mi hai dato 7. Ma tu non vedi nelle nostre manifestazioni che tutti questo telefonino, che tante volte io ho problemi di passare, io che sono coordinatore tecnico, devo controllare un po' la pista, il ballo, tutto quanto, devo chiedere permesso per poter passare, perché ogni 20 centimetri c'è una persona che sta riprendendo col telefonino. Ma sì, riprendere col telefonino sì, ma non sanno che noi abbiamo una tecnologia avanzatissima, quella che ha il mondo del calcio, dove noi mettiamo qualunque situazione, la mettiamo da moviola e vediamo il difetto, se c'è stato il problema o meno. È l'unica arma che ci permette di andare avanti dignitosamente e di non creare problemi con le altre persone. Quindi, Marcelli, in una gara dilettantistica si è dovuti arrivare a questo? È stata questa la domanda che purtroppo mi ha fatto l'amico? Sì, purtroppo sì, ed è giusto averla, perché altrimenti sono sempre litigi con persone che magari vogliono avere ragione per forza, perché specialmente quando si parla di persone che non sono rientrate gli dà fastidio e vanno a cercare tutti quanti, come si dice, il pelo nell'uovo, qualora avendo un macchinario che riprende e ti può trasformare tutti i movimenti lentamente in moviola, tu puoi giustificarti. Possibile che, voglio dire, sbagliano sempre i giudici, non può essere il competitore a sbagliare, possibile che la colpa è sempre dei giudici di gara, Marcelli? Purtroppo sì, una volta c'era più silenzio, c'era più rispetto, ma oggi queste persone, ma io parlo anche di professionisti che portano magari i loro allievi a ballare, a fare la gara di ballo, sono loro stessi i primi a venirti a contestare qualunque cosa succede, e questo non è bello, non glielo dobbiamo permettere, dunque abbiamo pensato di mettere questa telecamera che dirà lei poi la verità. Quindi il cosiddetto VAR, come si usa dire. Bene, Marcelli, questa è una. Siete la prima federazione, no? Ad aver istituito il VGA, video giudice assistente. Nel calcio si chiama VAR, video arbitro, sì, poi video giudice assistente, VGA. E quindi questo già mi pare dalla gara, perché ho visto un video che il Canale Danza ha montato. Cioè, proprio, si vede proprio fotogramma per fotogramma un gruppo che sta ballando, per cui è una cosa spettacolare questo. Cosa che riesci a vedere veramente la movente di effettivamente talmente nitida il fotogramma, che tu riesci a vedere come lavorano le gambe qualunque momento della funzionalità del ballo. È un'altra situazione molto importante che purtroppo noi stiamo investendo molto nella tecnologia, perché purtroppo, come si sa, la tecnologia è fondamentale per non avere poi problemi dopo. Così poi, ecco, logicamente si accendevano delle discussioni. Allora, onde evitare queste discussioni, perché poi la colpa è sempre degli altri, non è mai di loro, perché fatalità non c'è mai nessuno che dice beh, effettivamente io ho sbagliato, e no, devono dire sempre che ha sbagliato il giudice, non ha sbagliato la coppia. Allora noi, per evitare queste discussioni stupide, ma te l'ho detto, tante volte sono accese anche dai professionisti, non solo da chi parla, ma anche dai professionisti che portano le loro coppie, che ti vengono lì e ti dicono beh, Marcelli, poi da me, io sono coordinatore tecnico, mi infastidiscono questi discorsi, che magari si viene sempre a contestare. Siamo stati costretti, appunto, alla gara che abbiamo fatto passata, a mettere questo meccanismo, questa telecamera, che ci dà tutto quello che ci deve dare, di modo che queste persone, dopo l'aver visto, si calmano e si rendono conto che loro la stupidata l'hanno fatta loro, non noi. Bene, Marcelli, allora è stata una bella puntata, oggi ci siamo allungati, abbiamo tempo, tu non hai lezione di ballo, noi siamo qui tranquillamente a trasmettere, a fare comunicazione, per cui ti ringrazio di questa partecipazione, faremo altri incontri, dai, durante i prossimi giorni, perché dobbiamo ingannare questo tempo. Un saluto. Ok, e un saluto a tutti, un abbraccio a prestissimo a tutti quanti i nostri ascoltatori. Il ballo in radio, quello che gli altri non dicono. Questo è un messaggio sociale di Canale Danza. Resta a casa, esci solo per le urgenze. Più restiamo a casa, prima scenderemo in pista. Resta a casa. Puntuale, distensiva, divertente, sorprendente.
Solo Musicando ti può dare una programmazione sul ballo così completa. Musicando e ballo è bello. La redazione di Musicando e il ballo in TV seleziona insegnanti di ballo per la realizzazione di coreografie televisive inedite per la nostra trasmissione. Gli interessati possono contattare i nostri uffici tramite la seguente email: cosedibballo@libero.it. Adesso puoi contattare il Ballo in Radio anche su WhatsApp al numero 333 30 32 222. Se il futuro è la rete, segui Canale Danza, la prima stazione multimediale di rete in streaming dal 2004. Canale Danza, tutto il ballo che cerchi in un solo click. State ascoltando? Il Ballo in Radio, ogni martedì alle ore 21 su RDA Radio 1, Radio Staff, Radio Ballerina One. Ancora in diretta con il Ballo in Radio, puntata numero 177, siamo in finale, quindi abbiamo parlato anche di vari temi, non solamente di coronavirus, anche se l'argomento, diciamo, di stretta attualità, che indubbiamente ha modificato radicalmente, guardate, modificherà, io credo che per molti sarà una lezione di vita, come abbiamo lanciato nel sondaggio, ecco, quelle persone che magari lavoravano un po' così a vista negli ultimi tempi possano capire che magari è meglio lavorare in regola con una certificazione piuttosto che dire bah, io mi diverto, io mi appoggio a quello, mi appoggio a quell'altro, mi appoggio a quella palestra, ma sì, tanto è uguale, la tessera non la faccio, il certificato medico non lo faccio, poi vedere quando serve, quando accade qualcosa, perché noi pensiamo sempre che non accade nulla, che noi con questi telefonini in mano abbiamo conquistato tutto, e invece niente, avete visto, è bastato un virus invisibile a metterci veramente tutti dentro i loculi, tutti dentro casa, perché anche le case ormai non è che sono le case di una volta, di quelle dove vivevano i nostri nonni, sono piccole casette che abbiamo comprato a sacrificio con i mutui, alte 2,5 metri, e più di lì non andiamo, insomma. Ecco perché poi la gente esce fuori di testa, perché stare un mese chiusi dentro un ambiente magari... Ma pensiamo a chi ha i monolocali. Stare un mese chiuso dentro un monolocale di 25 metri quadrati, e ci sono anche quelle. Per cui io penso che questa vicenda epocale del coronavirus possa essere una lezione di vita, specie per noi del settore ballo e spettacolo, le orchestre, i cantanti che hanno lavorato con la gettonella fino a un mese fa, ecco, possa indurli ad operare in futuro con una certificazione in regola, lavorando in regola, che sicuramente mette a riparo da quello che poi sono gli imprevisti. E mi auguro che adesso si cominci a pensare anche a quello che naturalmente può essere il cosiddetto imprevisto. Allora, cari radiotelespettatori, io vi ringrazio per l'attenzione. Vi do appuntamento con la radio fra 7 giorni, martedì prossimo su RDA Radio 1, Radio Stappe, Radio Ballerina, però giovedì prossimo, tra un paio di giorni, con la puntata televisiva. Stiamo preparando nuovi video, stiamo preparando anche qualcosa che riguarda le gare di ballo e magari tante informazioni, risultati, classifiche dei campionati, soprattutto il Gran Premio del Lazio. Quindi seguiteci anche in televisione attraverso i nostri canali. Vi do un sito, se volete far presto, dove trovate tutto, radio, televisione, se non vi piacciono i social media. Si chiama Canale Danza Radio TV. www.canaledanzaradiotv, e qui trovate tutto postato, quello che è l'aggiornamento della nostra proposta. Vi do anche il telefono WhatsApp per tutti i whatsappisti: 333 30 32 222. E con questo vi saluto veramente, vi ringrazio, buon proseguimento con i nostri programmi, e mi raccomando, l'ultimo consiglio, stiamo a casa, anzi no, io ci sto dal primo marzo, per cui voi state a casa se potete, perché più state a casa, prima torneremo in pista. Con questo slogan vi lascio veramente. Buona serata a tutti. Abbiamo trasmesso Cantando, ballando e musicando, il ballo in radio. Ha condotto in studio Tony Mantineo. Tecnico del suono Maurizio Arpesani. Per contattare la redazione di Musicando, il ballo in TV, invia posta elettronica a cosedibballo@libero.it.
RDA Radio 1, Radio Ballerina One, Radio Stap, tre emittenti, un denominatore comune, professionalità multimediale. Non ci lasciare.